Buongiorno Tirana, stazione treni, Ruga Zogui Parit. Anche nel traffico c'è la musica. Cos'è la musica? La musica è amore. Quanti di voi hanno una canzone che vi ricorda la vostra storia d'amore, la prima, oppure la storia d'amore con la vostra compagna, con vostra moglie? Avete una canzone? Probabilmente io ce l'ho, ne ho qualcuna. E musica ti aiuta a calmarti, a rilassarti. Musica uguale amore. Addirittura nel marketing è utilizzata all'interno dei centri commerciali per far acquistare, cioè tu entri nel centro commerciale, c'è la musica e quindi in maniera molto rilassata cominci a spendere. Musica, amore. Anche nella, ovviamente io sono cattolico, protestante, quindi la Bibbia, nella Bibbia anche lì si parla di musica, di balli, di gioia, di felicità, ma comunque anche nei matrimoni dove c'è bisogno di gioia e felicità c'è la musica. Quindi la domanda è: perché, e voglio la risposta, perché l'unica nazione al mondo, forse europea, non lo so, dove a mezzanotte la musica sparisce? Perché? Non so, e sto chiedendo a te, infatti voglio che sotto nei commenti esplodano i commenti, che mi diano una risposta. Perché non c'è più la musica in Albania dopo le 24 in tutti i locali, in tutti i posti? Perché? Non lo so, io non lo so e te lo sto chiedendo a te, che me lo scrivi nei commenti. Questo è un piccolo problema, per non dire un enorme problema, anche per chi ha attività commerciali, perché se ti ho appena detto che vai nei centri commerciali e i signori urlano, perché è musica, anche urlare, però guarda come urlano, musica. Se vai nel centro commerciale spendi, ti rilassi, quindi in automatico se vai nei locali con la musica bevi. Se a mezzanotte mi stacchi la musica, ovviamente Vetem per familiar ne vlor, cioè solo per famiglia valona, si alzano e se ne vanno a casa. Io ero a Saranda l'altro giorno e ho visto che è finita la musica e i ragazzi sono rimasti comunque seduti, non hanno più consumato, erano un po' come in piazzetta, sai, quando si incontrano con gli amici. È un grosso problema, secondo me, analizzando più o meno un 30% in meno quest'anno faranno, e non c'è una motivazione, nel senso non ci sono mascherine o virus strani o che ne so, la guerra, cioè perché in Albania non c'è la musica nei locali? Questa è la domanda che io sto ponendo a te, mio follower, perché chi vuoi che mi risponda se non te che sei mio follower? Non è che mi può rispondere qualcuno. Perché l'unica nazione al mondo dove a mezzanotte sparisce la musica? Anche perché se si sta puntando sul turismo, se si vuole fare qualcosa inerente all'Europa, sappiate o sappiamo che siamo gli unici in Europa senza musica dopo mezzanotte. C'è qualcosa che non torna o c'è qualquadra che non cosa. Perché? Me lo puoi scrivere nei commenti? Sono troppo curioso di sapere perché in Albania dopo le 24 non c'è la musica, ed è un grosso problema economico per tutti gli esercenti commerciali, chi ha bar, locali, ristoranti, perché si spegne la musica, si alza e si va a casa, e quindi c'è una perdita economica di chi paga le tasse. Quindi la domanda è: perché? Grazie, al prossimo video. Continua a condividermi, questo è una domanda, non mi spiego la logica, la genialità della musica, amore, tolta a mezzanotte. Boh, grazie. Aspetta, ho spento perché passava l'ambulanza, anche quella è musica, ma comunque io non dico che bisogna mantenere, o penso, bisogna mantenere la musica a bomba dopo mezzanotte, ma se si lasciasse come sottofondo non esisterebbe scusa alcuna, che nessuno può dirmi inquinamento acustico, disturbo atmosferico, non esiste. Se tu dici, come è stato detto, di chiudere la musica, al posto di chiudere o spegnere la musica, cosa fai? La metti come sottofondo.
no problema di orecchie, no problema di testa, sottofondo stai togliendo l'amore alle persone. Chi? Non lo so. Perché? Manco questo so. Grazie. Volevo precisare che comunque dà fastidio, ok? Abbassala, abbassala.